a tutti, sono Laura Mimini, sono in diretta dalla Cina, in particolar modo da Foshan. Voglio fare, prima di iniziare, un caro saluto a tutto il Tiguglio Design District e agli spettatori. Sono una designer bresciana, lavoro nel campo dell'industrial design praticamente dal 2011, da quando mi sono laureata. Diciamo che l'arte, il design è tutto quello che va attorno al concetto di creatività. È sempre stato parte della mia vita fin da quando ero bambina. Ho sempre amato disegnare o comunque relazionarmi con la mia parte creativa ed è per quello che poi ho deciso comunque anche di frequentare un liceo artistico e di conseguenza poi laurearmi in accademia con specializzazione in industrial design. La cosa principale è che ho scoperto l'industrial design appunto durante il liceo e grazie a un mio professore che mi ha introdotto alla disciplina e da lì ho capito praticamente da subito che quello sarebbe stato il mio percorso, cioè avrei voluto fare la designer e nello specifico la designer di prodotto. In Italia io ho lavorato per circa 6-7 anni, da quando mi sono laureata, praticamente ho iniziato a lavorare in diversi studi, diverse realtà e anche in diverse città. Allo stesso modo ho aperto quasi da subito partita IVA e sono sempre stata una libera professionista e anche questo mi ha insegnato molto, mi ha insegnato cose come imparare la gestione del tempo, la gestione del progetto, questo indipendentemente dall'avere qualcuno che lo struttura per te. E comunque mi ha dato anche la possibilità di lavorare su dei progetti profondamente diversi che vanno dall'automotive alla cancelleria, a progetti anche di furniture, a progetti di merchandise e gioielleria. Insomma, veramente tante sfide diverse. Ognuna di loro in particolare mi ha sempre insegnato qualcosa e mi ha permesso comunque di crescere e anche rapportarmi con designer diversi, ingegneri. Aneddoti ce ne sono e ce ne sarebbero tantissimi. Sicuramente se non sono più in Italia è perché non sono tutti positivi, però se non è positivo è una scuola di vita, quindi comunque mi hanno insegnato qualcosa. Anche la possibilità di lavorare con brand importanti come Brembo o come Lamborghini o insomma essere vicina a queste realtà italiane così di spessore. Mi hanno portato anche un contributo tecnico molto importante perché il design, sappiamo tutti, non è solo forma, ma è anche funzione, ma soprattutto il design può dare una dignità estetica a qualsiasi cosa. In realtà la mia prima esperienza all'estero non è stata proprio l'Australia. Nel 2011, appena laureata, ho fatto un viaggio a Londra sia per migliorare la lingua sia per esplorare in fase esplorativa. In realtà non contenta, poi nel 2016, quindi dopo un po' di esperienza in Italia, sono andata in Olanda che proprio per guardarmi attorno sono andata a parlare con le agenzie principali che ci sono in Olanda perché volevo capire un po' come loro gestivano il design, come vedevano il design, quali erano i loro prodotti e devo dire che è stata un'esperienza veramente importante perché mi ha permesso di vedere che cosa si faceva al di fuori dell'Italia. Quindi cosa è successo? Nel 2017 alla fine c'è stata la decisione di fare il grande passo e andare in Australia. È stata scelta l'Australia per vari motivi. Uno, per il fatto che volevo continuare a imparare l'inglese e a migliorarmi, e in più perché volevo capire e andare ad esplorare comunque un nuovo ambiente anglosassone e capire come sviluppavano i prodotti lì. Non è stato proprio come mi aspettavo. Per esempio, in Australia io ho trovato un ambiente molto molto tecnico, cioè sono molto ingegneri, anche la figura dell'industrial designer è molto ingegneristica, tecnica, tant'è che mi sono trovata in situazioni. Ho lavorato per aziende come Breville dove le richieste comunque che facevano ad un industrial designer da noi, dal nostro paese in Italia, sarebbero state viste come richieste che fai ad un tecnico, ad un ingegnere. Ed è stato anche il primo approccio comunque con dei prodotti
elettrici, dei piccoli elettrodomestici, che è un settore nel quale comunque lavoro ancora, no? Molto spesso. La Cina non è stata una scelta, ma è stata un po' una sorpresa, nel senso che se in Australia sono andata spontaneamente e alla fine in Australia sono rimasta un annetto e ho fatto diverse esperienze, in Cina ci sono capitata perché ho ricevuto un'offerta di lavoro di un'azienda italiana con sede appunto ad Hong Kong in Cina. Quindi ho deciso di andare in avanscoperta proprio perché non contenta, non troppo soddisfatta dell'ambiente australiano, relativo chiaramente in primis al lavoro, ho deciso di provare ad andare a esplorare insomma questo nuovo continente, il continente asiatico, e cercare di capire, centro della produzione di tutto il mondo, come veniva visto il progetto in Cina, che cosa si sviluppava e insomma iniziare a capire come venivano prodotte le cose veramente, cioè sul campo. Diciamo che io mi sono trovata bene da subito, nel senso che culturalmente ero più vicina all'ambiente cinese che a quello australiano, e anche perché hanno proprio questo, i cinesi hanno proprio questo approccio più, come si dice, caloroso come persone, quindi mi sono trovata bene da subito. Certo, ci sono anche difficoltà. Fra l'altro, non sono capitata in una città come Shanghai, Shenzhen, che sono molto internazionali, ma appunto Foshan è una città fra Guangzhou e Macao, per dare una connotazione, anche Hong Kong. È un po' un centro nevralgico del sud della Cina, no? Della zona del Guangdong, dove c'è molta manifattura, molta produzione. Comunque, anche quando ti trovi a pieno contatto con la produzione, è un altro punto di svolta perché capisci veramente come il progetto viene sviluppato. Devi imparare ad affrontare il problema e ad avere la soluzione pronta. Quindi questa sicuramente è stata una bella scuola. È stato molto importante relazionarsi con le aziende, i fornitori e capire appunto in base ai macchinari che loro avevano che cosa si poteva fare, che cosa si poteva produrre. In Italia siamo abituati a studiare determinate cose che magari non tutti i fornitori hanno e quindi anche il prodotto deve essere cambiato oppure devi ricercare materiali, cose in base al budget, al target e comunque anche agli strumenti che l'azienda ha a disposizione. Questa è una cosa molto importante e che si impara quando vieni a contatto con la produzione perché non sono cose a cui pensi né da studente né quando fai il concept in azienda in Italia. Dopodiché mi sono messa in proprio con D2P, ho deciso di entrare in società con una partner cinese che aveva già un'azienda da 10 anni e da 2 anni lavoriamo assieme invece su tanti settori. Se all'inizio ho lavorato prevalentemente sul settore termoventilazione, ventilazione e tutto quel che riguarda l'aria, ora sto lavorando su vari settori. E sono appunto design director della D2P, quindi collaboro con designer esteri, specialmente italiani. Portiamo avanti insomma progetti di produzione di massa svariati, andiamo anche qua magari automotive, electrical appliances, facciamo giochi per bambini, veramente disparati, anche gardening, oggetti per il giardinaggio. Stiamo lavorando su dei wearable, abbiamo anche il settore dell'interior, quindi collaboro anche con degli interior designer e furniture designer per produrre appunto mobili o abbiamo appena presentato in fiera a Guangzhou un mobile cucina, un cabinet che sta andando molto bene e quindi si lavora su vari settori, incluso quello della grafica. Mi ritengo molto fortunata perché comunque sempre trasversalmente o indirettamente, ho potuto collaborare con Brembo, con Ariete, Hamilton Beach in America, ho partecipato a dei workshop per la Sony a Milano. Sono sempre dei progetti molto diversi, molto interessanti, dove vieni a contatto con queste realtà che insomma sono dei colossi. E la cosa principale, la cosa bella è comunque vedere il tuo prodotto sul mercato, il tuo prodotto che vince
degli award. Il tentativo, la difficoltà è sempre quello di riuscire a mantenere l'aspetto più fedele possibile al disegno originale o al concept, e quella è un po' la sfida del progetto, e quando si riesce a vincere questa sfida è una grande soddisfazione. Se devo parlare di un progetto che invece mi è rimasto veramente nel cuore, preferisco parlare del Meum, che è il mio cavallo di battaglia ed è un progetto 100% made in Italy, e che ho iniziato a sviluppare ancora nel 2016. È un progetto che nasce proprio dalla fusione delle mie passioni, dalla musica al design, perché sono musicista, e il Meum è un progetto che nasce proprio dalla mia passione per la musica e per il design. Quindi ho cercato di unire queste due componenti, in questo strumento che vuole essere super leggero, ha delle forme comunque iconiche, ma cioè, si riconosce che è un basso elettrico. Ma dall'altro lato è estremamente futuristico, le linee sono molto taglienti. Il Meum è un progetto che fa completamente parte del mio segno, cioè sono proprio io. Il design è sicuramente cultura, nel senso non vedo, faccio fatica a immaginare altre definizioni, perché comunque design fa parte del campo artistico, fa parte del campo creativo, e dirò di più, non è solo cultura, ma è un insieme di diversi settori. Chi fa il designer alla fine deve sapere un po' di tutto. Devi essere un po' tecnico, devi essere un pochino ingegnere, devi essere un po' meccanico, devi essere un po' artista. È come una ricetta piena di diversi ingredienti che poi dipende da quale ingrediente è di più, e quello è quello che va a definire poi la tua personalità come designer. Sei più orientato verso l'estetica, sei più orientato verso la parte tecnica, questo verrà rispecchiato poi nei progetti che tu vai a disegnare. Devo dire che sto lavorando su tanti fronti e su tanti progetti diversi. In primis mi sto dedicando a dei nuovi progetti dedicati al mondo del pet, perché penso che sia un po' il futuro, e perché ho una grossa passione verso gli animali, e sono oggetti che mi piacciono molto. Stiamo lavorando su oggetti per il giardinaggio, comunque vado avanti anche ad esplorare il mondo della ventilazione, della termoventilazione, cucine, cabinet. Stiamo lavorando su dei wearable, stiamo lavorando tanto sul settore maternità, quindi wearable, piccoli elettrodomestici legati a questa industria. Dall'altro lato mi sto ancora occupando del campo musicale, degli strumenti musicali, che è uno dei settori che più mi appassionano. Sto lavorando su un altro progetto molto particolare di chitarra, e sto portando avanti anche comunque tutto il discorso Meum, con un discorso di 5 corde per ampliare la linea, migliorarla e portarla ad un pubblico più vasto. Questa è una bella domanda, e spero di non spaventare i futuri designer. Armarsi di tanta pazienza e tanta perseveranza. Lo dico nel bene e nel male, perché essere designer, come dicevo prima, è una vocazione, e come tale è veramente un forte sacrificio, perché devi essere pronto a metterti in discussione molto spesso. Devi essere sempre cosciente che è una continua crescita, si impara tutti i giorni, è sempre un continuo aggiornamento, un aggiornamento sui trend, le mode, il gusto che cambia, un aggiornamento personale, perché comunque si parte che si sviluppano le soft skills e si arriva alla fine del percorso che magari diventi un leader, diventi qualcuno che dirige un team, e quindi devi conoscere tutti gli strumenti che il tuo team sta utilizzando per guidarli al meglio e insomma fargli trovare la strada per una corretta progettazione. Quindi il mio consiglio, il mio augurio è quello di continuare a imparare, rimanere umili. Designer ce ne sono stati tanti, hanno fatto comunque la storia. Soprattutto noi in Italia viviamo ancora oggi un pochino di rendita di quelli che sono stati i maestri del design, e penso che l'umiltà e il rendersi conto, il saper ammettere i propri errori dove si sbaglia,
sia anche lo strumento che poi ti porta a correggerti e a migliorarti. E questo è essenziale. Quindi tanta pazienza, è un gran mestiere, è un gran lavoro, però porta anche tanta soddisfazione. Voglio chiudere questa intervista facendo un grande ringraziamento al Tigullio Design District per avermi invitata a prendere parte a questa iniziativa. Li ringrazio anche per quello che stanno facendo, quello che stanno costruendo in Italia, allargando il concetto di design non solo nelle città principali italiane, fra cui Milano, Roma, si è abituati a pensare al design sempre in quelle città, ma anche in nuove parti d'Italia. Noi designer siamo dappertutto, quindi auguro i miei migliori auguri per la riuscita di questo evento nel 2024. Voglio ringraziare anche gli spettatori che hanno seguito questa intervista. Spero veramente di avervi dato qualche spunto di riflessione e vi ringrazio per la vostra attenzione. A presto.